Buongiorno, la ricetta che vi vorrei proporre oggi si chiama pizzanzana, o meglio, l'ho chiamata pizzanzana perché la vedo come un incrocio tra le melanzane arrosto e la pizza. Allora, si tratta di semplicemente fare le melanzane a fette di circa un centimetro e poi farle asciugare su una piastra bollente. Dopodiché vanno affiancate, condite con dell'ottima mozzarella sgocciolata, dei pomodorini e ripassate in forno in maniera che si possa fondere la mozzarella, poi dei capperi, l'acciughina volendo, la possono rendere molto appetitosa e un antipasto veramente stuzzicante, o anche un qualcosa da portare quando si va a fare un picnic per farcire i panini. Può essere una cosa molto interessante. Come al solito vi ringrazio per aver visionato il mio video e se la ricetta vi piace, la trovate utile, mi mettete un bel pollicione all'insù, magari se vi iscrivete al canale sono ancora più contento, così vi posso mantenere aggiornati sui video che io pubblico di volta in volta e vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Qui ora vediamo gli ingredienti, le melanzane, i pomodorini, la mozzarella. Le melanzane vanno sulla leccarda in forno ad asciugarsi dopo essere state piastrate. Si possono condire in forno con i pomodorini, la mozzarella sgocciolata, i capperini e l'acciughina volendo. Poi si inseriscono nel forno e le si lasciano per una ventina di minuti a 200 gradi. Ed ecco il risultato: quando sono belle dorate, sono pronte da mangiare. Ed ora eccovi la ricetta promessa.